Rientro dei capitali. Cosa rischi con i commercialisti in Italia? Lavoro con un team di commercialisti italiani che sono fisicamente presenti qui a Zurigo con me. Li ho scelti uno per uno su misura e in sintonia con le esigenze dei miei clienti. I clienti che si rivolgono a me per il rientro dei capitali sono molto preoccupati con quello che succede oggi in Italia. I miei clienti temono i rischi che ci sono in Italia, sono consapevoli che i rischi di capitare in intercettazioni ambientali o telefoniche, per puro caso e coincidenza, sono grossi e aumenteranno ancora, ed hanno ragione. Ci tengono molto che il lavoro sia fatto qui in Svizzera. Vedrai come lavoriamo noi e quali sono i rischi in Italia. Salve, sono Enzo Caputo, avvocato svizzero con studi a Zurigo con SwissBankingLawyers.com. Tornando alla domanda, il problema non sono i commercialisti italiani, il problema è l'Italia. La lotta all'evasione si è intensificata, la repressione è aumentata. Comuni cittadini che non hanno mai fatto male ad una mosca rischiano di essere trattati come comuni criminali. L'FBI ha fornito alla Guardia di Finanza tantissime diavolerie tecnologiche di sorveglianza e di intercettazione. I telefoni, incluso Skype, sono controllati a tappeto mediante scanning. I sistemi di intercettazione scannerizzano le telefonate e cercano le keywords, una parola chiave che potrebbe essere conto in Svizzera. Se queste due parole saltano fuori più volte, esce il segnale alert, che poi scatena una intercettazione mirata e specifica. Tutto questo è dovuto innanzitutto al bisogno di fare cassa. La lotta all'evasione si è fatta via via sempre più aggressiva, è una vera guerra. Di esempi ce ne sono tanti. Il blitz a Cortina facendo leva sull'effetto mediatico per giorni se ne è parlato nei telegiornali nazionali. Poi lo scalpore suscitato dalla lista Falciani, fino a criminalizzare sempre più le persone coinvolte. Meglio se famosi, come Gino Paoli, per generare nei cittadini il disappunto e raccogliendo un apparente consenso nella popolazione. L'intensificarsi di questa campagna ha trasformato il disappunto in collera e poi ancora in odio, che in tempi di crisi, si sa, è sempre un'arma efficace. Il messaggio è chiaro, i ricchi evadono alle spalle del popolo che stenta ad arrivare a fine mese. Dolce Gabbana, Valentino Rossi, Gianna Nannini, Stefania Sandrelli e chi più ne ha più ne metta, molti di questi VIP sono finiti nelle mani della finanza per cause indirette, spesso perché lo studio del loro commercialista era sotto controllo per sorvegliare altri clienti. Anche qui non erano loro l'oggetto dell'intercettazione, erano al telefono con il commercialista sorvegliato. L'Italia è diventata una nazione senza privacy. Telecamere ovunque, telefoni sotto controllo, intercettazioni ambientali. Tutte queste cose qua hanno fatto della privacy niente più di importante. Lo stesso ufficio del tuo commercialista, meglio ancora se un grosso studio, potrebbe essere sotto controllo, senza che tu o il tuo commercialista ne sappia. Potrebbe avere un suo cliente indagato ed avere lo studio sotto controllo. È quello che è successo pochi giorni fa a Gino Paoli. La repressione aumenterà per spingere sempre più gente all'adesione. Se ti intercettano prima di aver depositato la domanda di collaborazione, rischi di perdere i benefici della volontary disclosure. Sarai trattato come un comune criminale. Non ti basteranno più i soldi che hai sul conto in Svizzera per coprire le sanzioni. Lo ricordo sempre, sono previste pene pecuniarie severissime, in alcuni casi il carcere. I clienti che si sono rivolti a me apprezzano tantissimo che la loro pratica sia lavorata interamente qui, a Zurigo. Li tranquillizza e li mette al riparo da qualsiasi rischio. La procedura è lunga e complessa. Se dovesse essere gestita in Italia, i documenti bancari dovrebbero prima passare la frontiera senza essere scoperti e poi si troverebbero per mesi e mesi sul tavolo dello studio del commercialista in Italia. Le mie procedure sono gestite interamente in Svizzera. Richiesta documenti, analisi e verifica della loro completezza, pressioni sulla banca se non dovesse collaborare a dare i documenti, ricostruzione della storia del conto, tutte queste cose qua succedono tutte qui,
Il commercialista su misura per il tuo caso sarà scelto tra il mio pool di collaboratori commercialisti italiani. Cosa fondamentale, la procedura sarà svolta interamente qui in Svizzera, sul territorio svizzero. Nessun documento bancario o personale lascerà il territorio svizzero, se non al momento dell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, a fine della procedura. In questo modo sarai protetto fino all'ultimo, senza intercettazioni, senza sorprese, evitando che carte finiscano nelle mani sbagliate. Se vuoi fare anche tu la volontaria disclosure senza correre rischi inutili, fissa ora un appuntamento con me a Zurigo usando un telefono neutrale, magari in un albergo, digitando il numero seguente 0041 79790 4444. Se ti è piaciuto questo video, clicca subscribe e riceverai altri video informativi. Se hai un amico con il tuo stesso problema, girali questo video, così sarà informato anche lui. Grazie per la visione.